Nella centrale piazza dei Signori è la stella non ancora illuminata a dire che fra poco è Natale. Passano gli anni, ma il rito rimane sempre quello. Ad una manciata di giorni dal Natale si intensifica la corsa per i regali. Almeno stando al passo lesto della signorina, anche se la maggioranza dei trevigiani pacchetti e pacchettini li hanno già fatti. Tutti i parenti già fatto, per tempo. Ecco, cose utili oppure... Utili e mangerecce. Regali di Natale a chi? Al nipotino. Al nipotino? Sì, certo. E che cosa ha pensato? Una cosa utile o un regalo? No, ci sono sia regali che le cose utili. È unico, quindi tutte le attenzioni sono concentrate su di lui. E già qui si nota il passare del tempo, quando la tecnologia era ancora agli albori. Calze, carbone e tante altre belle cose del buon tempo andato. Facile a dirsi. Ma già lo sappiamo, Befana e Babbo Natale parlano ormai col linguaggio del computer e si muovono coi movimenti robotici dei mostri spaziali. Ma la vera differenza sta anche su chi riceve i regali. 40 anni fa gli animali erano molto meno coccolati di oggi. Ma i regali li fate anche ai cani? Certo. Sì, certo. Ci vuole, soprattutto ai cani. Loro sono i migliori, meglio degli umani, meglio. Molto meglio. E quindi che regalo fagli a un cane? È un cane, crocchette, l'amore e l'affetto. E poi crocchette. E poi crocchette. Altro che i regali pensati 40 anni fa per i politici. Pezzo di carbone dentro come una volta. E se allora i regali erano un po' parsimoniosi? Allora, si vende o no? No, adesso, come oggi il mercato di martedì, niente. Poca niente come vendita. Grazie dei soldi e ora guarda da spendere poco. Quello che alla fine non tramonta mai rimane il regalo costoso alla consorte. La cosa che gli è costata di più? È un bracciale, è stato un po' di soldi. Doveva farsi, come dire, perdonare qualcosa? Sì, un regalo alla moglie per tenerla tranquilla.